Qui siamo nelle sedime della Cecchignola e questo posto configura fisicamente la continuità tra le due operazioni a supporto del servizio sanitario nazionale che il ministro Guerini ha voluto. Alle nostre spalle ci sono le postazioni per il drive-thru, con le macchine ancora in fila che stanno attendendo per fare i tamponi. Qui a 200 metri di distanza c'è invece il centro vaccinale che afferisce all'operazione EOS e che è il primo di una serie che poi verranno dispiegati su tutto il territorio nazionale. Il centro si articola in due parti. Alle mie spalle vedete la tenda accettazione, dove si compila la modulistica che è necessaria per poi il caricamento dei dati poi sull'anagrafica vaccinale nazionale. Poi si prosegue con la parte più squisitamente clinica, cioè dell'anamnesi e della verifica della compatibilità dei soggetti con la vaccinazione a cui verranno sottoposti. E infine si va nella postazione di vaccinazione, dove viene materialmente eseguita la vaccinazione e dove le persone rimangono un quarto d'ora in attesa di eventuali effetti collaterali.